Eccoci qui, stiamo collegando i primi ferri per l'armatura, quindi questo è un momento molto importante. Io ho preso questo ferro sempre e rigorosamente di riciclo, quindi un vecchio ferro che avevo in giro nel mio cantiere. Ho fatto un buco qui nel muro, questo muro portante che ho del laghetto, ho fatto due buchi, uno qui e uno qui. Quindi in questo momento andrò a inserire questa bacchetta di ferro qua, per collegarmi poi a questa chiamata. Vedete che c'è una chiamata che esce, che ho cementato nel pilastrino, e andrò a collegarla. Quindi vado a inserire prima in questo modo il ferro, ok? Lo inserisco fino a fine corsa perché ho già preparato il buco. Vedete che si sistema proprio in questa posizione. A questo punto cosa faccio? Cosa mi serve? La cosa essenziale in questo caso è un semplicissimo ma efficacissimo rotolo di filo, è un doppio filo questo, che viene usato proprio per legare insieme i ferri. Basta un semplice gesto come questo, guardate, basta prendere e fare esattamente come si fa praticamente per fare un qualsiasi nodo. Lo si avvita però in questo senso. Dopo, altro attrezzo fondamentale, un tronchesino, una pinza, una tenaglia, va sempre bene, la si prende, si taglia e a questo punto la si prende e gli si fa fare qualche giro proprio per stringere il ferro, non troppo perché questo ferro se lo si stringe troppo si rischia, ahimè, di tranciarlo. Quindi ecco, in questo caso vedete tiene perfettamente, gliene metto un altro in questa posizione giusto per tenerlo, perché quando andremo dopo a fare la gettata di cemento non si deve muovere, quindi serve proprio per tenerlo lì puntato. Si fa sempre il taglio, molto semplice questa fase di lavoro, è una fase anche piacevole, a me piace molto. Vedete, la si gira e a questo punto si tiene in giù magari, ecco, la parte che esce. In questo caso non è tirato bene, quindi lo tiro bene ancora. L'importante è che noi vediamo che il ferro proprio prende. Ecco, in questo caso ha preso. Quando ha preso, vedete, non si muove proprio più, abbassiamo giù i cosi per evitare magari di prendere dentro nelle fasi di lavorazione che andiamo un po' a farci male. In questo caso abbiamo collegato il primo ferro portante. Qui ne andrà uno, un altro andrà qui con un'altra chiamata che adesso andremo a cementare. Dopodiché qui andremo a mettere dei pezzi di ferro, una rete elettrosaldata, insomma vediamo un po' quello che c'è in giro. L'importante è che abbiamo cominciato ad armare la parte in ferro. Qui sotto andrò dopo a inserire la tavola, quella rossa che avete visto nell'altro video, andrò a inserirla qui sotto. Comunque al prossimo video, che vedremo la fase successiva, vedremo proprio l'armatura ormai quasi completata, l'armatura di ferro. Al prossimo video. Ecco, dopo un'ora di lavoro cosa siamo giunti? Ho aggiunto un terzo buco qui dove ho inserito una terza bacchetta. Come potete vedere mi sono collegato alle varie chiamate, adesso sono tutte pronte e adesso dopo andrò a gettare per far sì che venga fuori tutto un blocco uniforme. A queste tre chiamate andrò a collegare, quando farò la seconda parte del ponte andrò a collegarmi con le altre bacchette che andranno dall'altra parte. Adesso ve lo faccio vedere laterale, sono quasi pronto, ecco che vedete più o meno il lavoro come è stato fatto. Quindi dopo sopra andremo a mettere del ferro che si intersica con le nostre bacchette. Siamo pronti per andare a gettare il pilastrino, ok? Al prossimo video.